Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su OK Italia Parliamone, sempre in collaborazione con le Camere di Commercio italiane all'estero, rappresentate da Assocamere Estero e con il contributo di Banca Popolare di Sondrio. Oggi continuiamo nel percorso di esplorare, grazie a dei testimoni privilegiati, paesi nei quali l'internazionalizzazione può rappresentare realmente una grande opportunità per la ripresa delle nostre piccole e medie industrie, facendo leva soprattutto sull'attrattività del nostro Made in Italy. Oggi parliamo di Stati Uniti d'America, ma più in particolare di California, un paese che con oltre 37 milioni e 250 mila abitanti è lo Stato federato degli Stati Uniti d'America più importante per numero di abitanti. Ricordiamo che la popolazione totale degli USA è di più di 328 milioni di persone. La California vanta oggi la quinta più grande economia al mondo, con un PIL assestato nel 2019 di 3,2 trilioni di dollari. Il tasso di disoccupazione poi in California registrato a maggio del 2019 si assestava al 4,0%, ma purtroppo, come ovvio che sia, a causa della pandemia Covid-19 i dati rilasciati lo scorso maggio segnano un incremento preoccupante della disoccupazione nel Golden State pari al 16,3%. Oggi ospite di OK Italia Parliamone per parlare appunto delle opportunità per le nostre imprese in California abbiamo il presidente della Camera di Commercio italiana Los Angeles, Nicola Serragiotto. Buongiorno Serragiotto. Buongiorno, come va? Bene, bene. Serragiotto, l'epidemia Covid-19 sta avendo ovviamente impatti anche sulle economie dei singoli paesi. Decine di milioni di posti di lavoro sono andati perduti a causa della pandemia Covid-19 e delle conseguenti misure restrittive messe in campo dal governo, con un impatto trasversalmente negativo su tutte le attività economiche. La Fed ha promesso di garantire dei tassi di interesse azzerati fino al 2022 per poter agevolare la ripresa dell'economia dopo questa crisi che, possiamo ricordarlo, è la peggiore crisi mai sperimentata dal paese dalla Grande Depressione del 1929. Il primo caso della pandemia di Covid-19 del 2020 negli Stati Uniti d'America è stato confermato essere avvenuto il 20 gennaio del 2020, quando un uomo di 35 anni che era tornato da Wuhan in Cina, dove sappiamo esserci stato il primo importante focolaio della malattia, risultò positivo al test. A ieri i dati veramente allarmanti. Ieri 8 luglio 60.209 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore. Gli Stati Uniti hanno registrato quindi un totale di 3.097.084 contagiati e ben 133.972 morti. La California, nello specifico, ha registrato proprio ieri oltre 10.000 casi di Covid-19 in 24 ore. È il dato più alto dall'inizio della pandemia, tanto che la California è tornata, queste notizie che ho letto proprio ieri, a vietare pranzi e cene al chiuso nei ristoranti, poi le chiederò dettagli su questo, rinchiuso i bar, rafforzato l'imposizione della distanza sociale. Serragiotto, qual è la situazione reale Covid-19 oggi in California? Si è ritornati regolarmente tutti a lavoro o, come dicevo prima, ci sono ancora delle restrizioni? Sì, più che devo dire che le vittime sono del Covid, ma si potrebbe dire che quasi le vittime sono politiche, perché sono in corso le elezioni, come sappiamo, del Presidente degli Stati Uniti, con il Presidente che deve rinnovare, che non è posizionato molto bene, quindi sta facendo di tutto e ne vedremo di tutti i colori da qui a novembre e forse anche dopo. Pertanto la guerra del Covid è una guerra più che altro politica e la reazione del cittadino è politica spesso. Quindi c'è o il diniego totale dell'esistenza del Covid o comunque il rifiuto all'imposizione delle regole. La California, che è conosciuta come uno stato roccaforte dei democratici, ultimamente si dice i comunisti stanno meglio di quelli in California, perché comunque politicamente parlando è molto esposta a sinistra, o perlomeno quello che loro chiamano socialismo o sinistra, e quindi c'è comunque il rifiuto di gran parte della popolazione di seguire le regole imposte da un presidente che non è troppo di destra, diciamo.
Quindi uno dei motivi per cui c'è questa diffusione non è solo una mancanza di coordinamento a livello federale, perché come sappiamo ogni Stato fa quello che vuole, ma anche un rifiuto da parte della gente di farsi imporre dallo Stato della California regole che non ritengono utili o che ritengono siano solo frutto di una decisione politica atta a contrastare l'attuale presidente degli Stati Uniti. Quindi una grande confusione. È una grande confusione, quindi si era già. Sì, 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 c'è una grande confusione in cosa fare, cosa non fare. E abbiamo visto che in certi stati estremi, soprattutto quelli del Midwest, la gente si presenta con le armi per difendersi. Cioè, questo è l'atteggiamento tipico dell'americano, che non vuole un'imposizione dall'alto del governo, anche se è un cittadino molto ligio al dovere, però ci sono delle regole definite e delle leggi che il cittadino segue. Ma quando c'è puzza di politica, imposizione dallo Stato, magari contro o si pensa contro a quello che è il presidente degli Stati Uniti o la propria parte politica, c'è un po' l'atteggiamento del rifiuto di seguire queste regole. Quindi in giro si vede gente che diniega o dice sì esiste ma io non seguo le regole, o proprio che non segue le regole, punto e basta. Soprattutto i giovani, abbiamo visto, non seguono le regole. In giro la mascherina è molto un optional. Alcune città, anche lì poi ci sono i vari livelli di regolamentazione. Città come West Hollywood o Beverly Hills richiedono di avere la mascherina indossata anche quando si cammina per le strade, altri posti invece no. Ecco, ma per quanto riguarda le attività imprenditoriali, c'è stato il lockdown? Perché abbiamo detto prima che c'è una crisi occupazionale. Ecco, volevo capire questo per le imprese. Allora, effettivamente c'è stato una sorta di lockdown, anche se poi in sordina la gente andava dentro gli uffici e lavorava lo stesso. La verità, secondo me, è che è stata una ottima scusa per molte aziende di fare una pulizia che era dovuta. Come sappiamo, negli Stati Uniti lavoratore può essere il stesso momento, non c'è bisogno di ricorrere a strumenti particolari, e quindi queste aziende con la scusa del Covid hanno semplicemente ridotto la forza lavoro che probabilmente era dovuto già da tempo e hanno solo trovato la scusa. Questa è la verità. Poi a livello di lockdown, in questo momento il lockdown si limita di fatto solo ai ristoranti al chiuso. Bene. Quindi chiunque abbia un ristorante con un patio fuori, o addirittura io conosco un ristoratore che, siccome la tettoia il tetto del ristorante è di fatto una tettoia, avendo aperto tutte le finestre gliel'hanno riconosciuto come patio. Quindi, ecco, ma si è raggiunto in che modo durante questa emergenza? Perché lei giustamente ha detto che in tanti hanno anche approfittato per potersi liberare magari da troppa forza occupazionale, ma abbiamo detto che i dati della disoccupazione sono cresciuti in una maniera pazzesca in California anche in questo periodo. E durante l'emergenza, il governo USA, ma il governo californiano anche nello specifico, come hanno affrontato l'emergenza e soprattutto come sono riusciti a supportare il sistema imprenditoriale delle piccole e medie aziende? Devo dire che la risposta, per quanto disorganizzata in certi casi, è stata molto forte, ha portato vantaggio a molti. Molta gente che è finita in disoccupazione grazie al contributo federale di $600 in più al mese fino a luglio, addirittura ha percepito un reddito superiore a quello che percepiva prima lavoro. Io stesso ho una vicina che mi ha confessato di stare meglio adesso a casa che al lavoro, perché prendeva appunto più soldi. Quindi a livello di gestione dei disoccupati, devo dire che almeno fino a luglio la cosa è stata positiva, nel senso ci sono stati forti contributi per la disoccupazione. Quindi questo si vede anche nel mercato borsistico, perché se voi guardate nel mercato borsistico ci sono stati molti day trader, quindi persone che avevano questi $600 in più alla settimana, 400, 600 a seconda del livello di reddito, e se li è, tra virgolette, giocati in borsa, non avendo niente da fare, si è messa a fare la day trader. Poi c'è stato il contributo del governo federale, sempre a livello di cittadino, c'è stato il contributo a livello federale che ha mandato
a casa un assegno o addirittura in molti casi una debit card, quindi direttamente la carta di plastica, con caricati $1,200 a persona più 500 a figlio. Quindi ci sono delle famiglie che si sono ritrovati un bel reddito, e non stiamo parlando di redditi troppo bassi, stiamo parlando di redditi fino a, mi sembra, fino a 80-90 mila dollari, che poi a progredire diminuivano fino a, penso, non ricordo il numero, ma siamo sul livello, fino a circa 150-200 mila dollari di reddito familiare, comunque si è ricevuto un assegno dallo Stato federale. Addirittura ho visto un caso di una signora cittadina italo-americana residente da anni a Milano, ha ricevuto l'assegno del governo federale americano a Milano, su indirizzo di posta. Il governo non ha fatto nient'altro che prendere l'ultima dichiarazione dei redditi presentata, e all'indirizzo in quella dichiarazione dei redditi ha mandato l'assegno senza chiedere né A né B. Quindi c'è stata un'iniezione di cash nelle tasche delle famiglie che non ha preoccupato più di tanto le situazioni di disoccupazione o simili. Vedremo adesso che pian pianino è a scemare il contributo, cosa succederà. La mia preoccupazione è quando finiranno questi grossi contributi, cosa succederà, se queste persone verranno veramente riassunte, come è successo in molti casi, o se invece non, e non avranno più redditi gonfiati. A livello di aziende, devo dire, per quanta sia stata la confusione, anche qui abbiamo visto un intervento del governo massiccio. Io ho visto, e ci sono stati alcuni strumenti, erano crediti d'imposta, ma quelli più effettivi sono stati due, uno chiamato IDLE, in cui praticamente ogni azienda poteva presentare una richiesta di un anticipo fino a $10,000, e la regola è stata che per ogni dipendente davano $1,000, sì, anticipati a fondo perduto. Quindi chiunque abbia chiesto ha ricevuto nel giro di un mese. E qui devo dire, nonostante rispetto a certi standard italiani siano tempi veloci, per noi americani è stato un tempo disposto molto lungo, dopo un mese sono arrivati automaticamente nel conto corrente, senza neanche, tra virgolette, il preavviso di un'email. C'è gente che si è ritrovata sul conto corrente i soldi non sapendo cosa fossero, poi andò a leggere fra le righe del bonifico, si capiva che arrivavano al governo. E quindi ci sono aziende che hanno trovato fino a $10,000 a fondo perduto. Lo stesso meccanismo poi dava però diritto a chiedere un ulteriore prestito, e il governo nel giro poi di un altro mese, quindi in un percorso totale di due mesi, ha proposto alle micro e piccole aziende dei prestiti di un certo rilievo. Io conosco aziende dal fatturato di circa $1,000,000 che ha ricevuto $150,000 con un tasso del 3,75% per 30 anni, pagabili dopo un anno. Con le garanzie, in questo caso, erano garanzie da parte dello Stato? Garanzie, sì, da parte dello Stato. Cioè, questo prestito specifico viene emesso dalla SBA, la Small Business Administration, quindi dal governo. Sì. Sono soldi governativi, e le uniche garanzie, anche se secondo me sono blande, un po' una farsa, sono che bisogna fare una, si chiama UCC, è praticamente una specie di ipoteca su tutti i beni dell'azienda, ma è solo un pezzo di carta, cioè ha valore legale naturalmente, ma non è niente di particolarmente impegnativo. L'altro invece molto più famoso è il PPP, che ha permesso, questo sì, fra l'altro, questo ha permesso di chiedere un prestito attraverso attraverso la banca, però a un tasso di interesse inferiore, quindi sembra sia dell'1%, un prestito pari alla 2,5 volte la media degli stipendi degli ultimi 12 mesi, o per gli stagionali un'altra media. Comunque, diciamo, per l'azienda media sono stati 12 mesi di media, hanno dato 2,5 volte due mesi e mezzo di media di prestito. Quindi aziende che avevano $100,000 di stipendi al mese hanno ricevuto $250,000 di prestito. Questo prestito, con dei meccanismi molto semplici e molto vantaggiosi, dopo 8 settimane, e si inizia adesso, l'azienda può chiedere la cancellazione quasi totale di questo prestito. Quindi il governo ripaga in questo caso il prestito alla banca.
se naturalmente si sono mantenuti i livelli di occupazione o se le persone sono state riassunte entro un certo periodo e alcune varie condizioni molto semplici. Quindi il tipico ristorante che ha lasciato a casa i dipendenti e poi ha riaperto e li ha riassunti, di fatto è riuscito a coprire 2,5 mesi di media di stipendi. Alcuni ristoranti che conosco invece hanno addirittura tenuto i dipendenti senza neanche lasciarli a casa per riassumerli, hanno altri lavori di pulizia, di strutturazione e cose del genere. Quindi uno strumento validissimo che ha, in certi casi ha distribuito milioni, conosco alcune aziende italiane che sono state beneficiarie di diversi milioni di questo prestito e molti verranno cancellati. Quindi assolutamente un intervento massiccio. Chiaro. Poi molto importante anche la tempistica, perché stavo sorridendo mentre lei diceva tempi lunghi per i trend americani, quando uno un mese per avere il finanziamento, lei sa benissimo che ancora in Italia si sta attendendo ancora le risorse che sono state messe a disposizione, che non tutti ancora hanno potuto beneficiare. Sera Giotto, la contea di Los Angeles vanta la più grande economia di tutte le contee degli Stati Uniti d'America, conta su una forza lavoro di oltre 5 milioni di persone, di cui ricordiamo oltre 1.300.000 persone hanno un'istruzione universitaria. Ricordiamo d'altronde che proprio in California c'è il polo universitario californiano, che con i suoi 399 istituti universitari è sicuramente tra i più prestigiosi che ci sono al mondo. Tra i settori trainanti poi dell'economia californiana cito il settore aerospazio e difesa, biofarmaceutica e medicale, la clean tech, cinema e spettacolo, agricoltura, alimentari, moda e manifatture, commercio internazionale, turismo, automotive e ovviamente dobbiamo ricordare, non possiamo non farlo, la Silicon Valley e la Silicon Beach, che è l'area metropolitana di Los Angeles con oltre 5.000 aziende, high tech, start-up, incubatori e acceleratori di impresa. Negli Stati Uniti il Made in Italy è sicuramente sinonimo di qualità ed eccellenza, tradizione e anche know-how. Una grande risorsa economica per il nostro paese, soprattutto in periodi di crisi economica come quello che stiamo vivendo in Italia, come d'altronde in tutto il mondo, ma i dati messi in evidenza per il nostro paese con un crollo del PIL del 13,1%, che si diceva nei giorni scorsi, è veramente un qualcosa che ci mette in grande situazione di difficoltà. Le chiedo, Sera Giotto, anche alla luce appunto di questi ultimi accadimenti, quali vantaggi ci sono oggi nel fare impresa in California e quali sono gli scenari di investimento che si stanno delineando, ma soprattutto quali le opportunità per il nostro Made in Italy? Beh, innanzitutto il Made in Italy secondo me deve essere visto veramente come il Made in Italy, ma non solo il Made in Italy in quanto tale, ma il concettualizzato, lo stilizzato in Italia, nel senso che l'Italia comunque rappresenta uno stile di vita di alto livello, di altissima qualità. E zone, la zona per esempio che va da Los Angeles a Newport Beach è una delle zone a più alta densità di ricchezza. Vedere case, cioè ormai non è neanche più tabù vendere la villa da 100 milioni di dollari nelle nostre zone. Si capisce che c'è una concentrazione di milionari che forse non si trova in nessun'altra parte del mondo, perché anche gli arabi iniziano a venire da questa parte del mondo in California. Quindi lo stile italiano è visto comunque come la guida maestra del bel vivere, del buon vivere, dell'eleganza, dell'arte, della cultura. Quindi questi sono i veri valori, il design, anche la meccanica. Comunque la meccanica italiana ha un design diverso dagli altri, non è un pezzo di ingranaggi, ma è un design tutto intero. Pertanto le aziende italiane che avranno più successo in California sono quelle che possono portare italianità in senso ampio, non solo di un'azienda elettronica non è solo un'azienda elettronica se sa fare l'italiana, è un'azienda elettronica con un prodotto elegante, quindi chiamiamola l'Apple della situazione. Io parlavo con una grossa banca americana e mi dicevano che per loro anche i telecomandi dei cancelli, che ce ne sono due o tre aziende italiane molto famose, hanno un concetto, un design che in America non si trova. Quindi bisogna guardare all'eleganza e naturalmente all'eccellenza manifatturiera e
e tecnica, con appunto il gusto italiano, e sapendo che in America non è necessariamente com'è qui in Italia, cioè noi diamo per scontata la bellezza, ma in America non lo è, quindi bisogna saperla vendere, bisogna saperla portare, e viene certamente apprezzata da chi se lo può permettere. E purtroppo noi spesso in Italia abbiamo un grande problema, pensiamo di poter vivere di rendita senza ottimizzare quello che abbiamo, perché parliamo del bello del turismo, della cultura, dell'arte, di tutto. Il tipico difetto dell'italiano è che dice: io ho fatto un bel prodotto, la gente non può che non comprarlo. Benissimo. Non è vero, bisogna pubblicizzarlo e molto bene. E inoltre uno degli altri grossi problemi dell'Italia sono le economie di scala che non ci sono, sono tutte microimprese che non hanno la capacità finanziaria di arrivare nel modo corretto negli Stati Uniti. E quelli che ci provano senza saperlo o non con i mezzi adatti vengono spazzati via nel giro di un anno. Ecco, mi collego a quest'ultima cosa che lei stava dicendo, se era Giotto. La Camera di Commercio Italiana a Los Angeles, di cui lei è presidente, ha l'obiettivo di promuovere appunto le opportunità commerciali ed affari tra gli Stati Uniti e il nostro paese. È stata fondata, ricordiamo, nel 1987 ed è parte integrante del sistema Italia Locale e spesso si avvale anche di un esteso network di professionisti per supportare efficacemente l'espansione internazionale e l'export delle imprese italiane che, come diceva lei spesso, in molti casi hanno bisogno anche di essere aggregate per poter arrivare nel paese straniero. Le chiedo in che modo avete affrontato come Camera di Commercio e avete reagito a questa pandemia e anche se avete imparato qualcosa da quanto è successo nelle metodologie anche di lavoro e di offrire i servizi. Sì, innanzitutto, soprattutto all'inizio comunque c'erano, come ho detto, i lockdown o perlomeno, anche se magari non sono stati rispettati pienamente, noi come istituzione, anche perché siamo comunque parte del sistema Italia, quindi indirettamente non avevamo interesse a danneggiare l'immagine del sistema Italia in generale, abbiamo comunque rispettato al 100% tutte le direttive, che sono alcune delle quali sono ancora in corso, per esempio il divieto di aggregazione. Pertanto tutte, di fatto, il 90% delle attività sono state bloccate da questi lockdown. Naturalmente ci siamo trovati costretti a reagire, ma devo dire che non è stata è stata un'occasione per noi per finalmente iniziare a sperimentare nuovi concetti che avevamo già in mente, erano già nella lista dei lavori da fare, ma in questo caso sono stati accelerati. E, di fatto ci siamo digitalizzati per le fiere quelle occasioni di esposizione dei prodotti, abbiamo iniziato a lavorare su una piattaforma digitale, quindi abbiamo anche lentamente convertito le aziende italiane che era previsto venissero ad accettare il format del digitale, del B2B digitale, in cui si fa la presentazione ai buyer americani con l'azienda ancora in Italia, quindi non più un contatto fisico. E poi l'altro aspetto interessante è che finalmente abbiamo iniziato, costretti appunto ai fatti, a fare una serie di webinars e che poi diventeranno delle vere online classes, delle lezioni online, per insegnare agli imprenditori italiani come venire negli Stati Uniti. Perché, come ho detto, il ruolo della Camera, cioè come ho detto, è molto difficile capire per gli italiani spesso cosa bisogna fare, soprattutto in California o negli Stati Uniti in generale. E quindi la nostra funzione primaria dovrebbe essere quella educativa, in cui insegniamo veramente cosa non fare. La prima cosa è cosa non fare, dove non fare gli errori, e come organizzarsi per venire propriamente negli Stati Uniti e sperare di avere successo. Ecco, le chiedo, ma in che modo, in condizioni diciamo normali, ecco, non durante questo periodo di emergenza, in quale modo la Camera di Commercio dà assistenza agli imprenditori italiani che vogliono cogliere le opportunità di business in California? Le accompagnate, fate delle indagini di mercato, le accompagnate anche nel disbrigo di tutte le, chiamiamole, le pratiche amministrative e burocratiche? Beh, diciamo che il ruolo della Camera in questo caso è più di accompagnatrice, accompagna presso il network locale di professionisti che abbiamo. Naturalmente non si può pretendere che una Camera di Commercio abbia tutto il know-how necessario per svolgere le pratiche amministrative, per cui fior fior di professionisti magari hanno studiato anni. Quindi il ruolo principale della Camera è un po' quello di un hub distributivo, cioè noi cerchiamo di capire quali sono le esigenze dell'azienda che ci
contatta e poi la riferiamo ai professionisti più validi e convalidati da noi stessi e che possono offrire l'assistenza specifica del caso. Molto bene. E la verità è che uno che arriva negli Stati Uniti e non sa dove sbattere la testa, mediamente trova un professionista che magari se ne approfitta, gli carica grosse parcelle e molto spesso il professionista americano tende, anzi proprio di regola, tende a chiedere in anticipo tutti i soldi, quindi stiamo parlando di anticipi da 5, 10, 20 mila dollari e se in mano a qualcuno di cui non si conosce la professionalità. Nel nostro caso invece li riferiamo a professionisti che sono provati come seri ed efficaci. Ecco, da quest'ultima cosa che il Presidente mi stava dicendo adesso, mi viene da chiederle, esistono delle regole d'oro che un'impresa italiana che punti ad avere successo sul mercato californiano deve rispettare per evitare poi di incorrere in amare sorprese? Sì, deve diventare americana. deve mettersi in testa di essere americana. Quindi o soprattutto nel caso delle piccole aziende, o si trasferisce proprio la proprietà, cioè il proprietario dell'azienda si trasferisce e fa diventare quella la sua sede principale, o comunque deve mettere delle persone di alta fiducia e deve capire che queste persone gli diranno delle cose che lui dall'Italia non capirà e dovranno fidarsi di quello che gli dicono, perché il sistema è talmente diverso che a volte sembra incomprensibile e anche fra collaboratori stretti, per non dire familiari, non ci si capisce fra i due continenti. Quindi bisogna avere, bisogna tenere il controllo della situazione, ma bisogna anche avere fiducia di quello che viene detto, perché il sistema è diverso. Naturalmente non sto dicendo che bisogna fidarsi necessariamente dei dipendenti americani che tendono a prendere il comando della situazione. Cioè l'approccio del dipendente americano è: noi siamo i padroni del mondo, chiaro, e quindi quello che gli diciamo noi va benissimo. Per certi versi può anche andare bene, però diciamo che se ne approfittano. Quindi con grano salis bisogna avere una persona di fiducia o essere in prima persona l'imprenditore negli Stati Uniti per capire il sistema, ma cercare di capire che quello è il sistema, non lo si può cambiare. Molto bene, quindi non è previsto, non è possibile fare esperienze mordi e fuggi nel paese perché sarebbero fallimentari. No, assolutamente. L'esperienza deve essere per la vita. Ok, benissimo. Presidente Serragiotto, io ringrazio la sua presenza per averci accompagnato in questo percorso, in questo viaggio alla scoperta delle opportunità di business per le nostre imprese in California, paese che insomma comunque si riprenderà molto velocemente dai dati che stanno uscendo comunque anche da questa crisi, ricordiamo, epocale, ma che comunque con grande forza di volontà se ne uscirà tutti quanti e in maniera forse anche più forte di prima. Ringrazio quindi di nuovo il Presidente Serragiotto, ricordiamo Presidente della Camera di Commercio Italiana Los Angeles, grazie Serragiotto. Grazie a voi. Ringrazio i nostri ascoltatori, appuntamento al prossimo focus di approfondimento su un altro paese straniero. Grazie, arrivederci a tutti. Grazie.